Oggi conosceremo meglio l'arte di Mario Zammit-Lewis. Io intanto ti ringrazio Mario di essere qui con noi e di raccontarci il tuo percorso, quindi a te la parola Mario. Il mio percorso è lungo, ho appena festeggiato, sto finendo di festeggiare 60 anni d'arte. Ho cominciato con la ritrattistica a matita dal 63 all'età di 14 anni. Appunto per 4-5 anni facevo solo ritratti a matita, ne ho fatti parecchi, compreso quello di Winston Churchill, che ho mandato al suo 90° compleanno ed era felicissimo, perché mi ha risposto con una lettera scritta da lui personale e una cassa di sigari Churchill. Ah, sì. Una bella gratificazione. Sì, mi ha dato anche il premio. Per passare poi a dipingere, olio ovviamente, con un passaggio di un certo periodo degli anni 60-70, un po' pazzerello, perché sperimentavo diverse forme d'arte, diverse forme geometriche e cose del genere, per poi riprendere i sensi e ritornare al classico, che è quello che mi interessava di più. Una caratteristica importante nelle tue opere che le rende anche riconoscibili è l'inserimento che tu fai di queste cornici, è un po' la tua seconda firma. Sì, questa è una cosa stranamente che avevo fatto dal mio primo nudo nel 69, dove dietro avevo fatto il nudo di Velázquez, un'opera di Velázquez, dove dietro avevo messo appunto delle tele, dei nudi, ecco, come si vede qui su questo qua dei piedi. E poi è diventato abituale, ma non l'ho fatto perché volevo farlo, l'ho fatto perché per me posavano nello studio. Però poi è diventata appunto, come hai detto tu, praticamente la mia seconda firma. Il 95% dei miei nudi hanno sempre le cornici dietro. Tu non ti sei cimentato comunque soltanto nella pittura, hai usato tante tecniche, hai fatto anche sculture, hai riprodotto per quello che era il periodo in cui hai trattato anche l'arte cinetica, programmata, sì. Optical, una riproduzione su delle tavolette d'argento. Ah sì, beh, quella era la terza parte delle mie prove, perché la prima era stata appunto le sculture del periodo folle, come dico io, 60-70, erano delle sculture ma molto particolari, perché erano fatte con delle pellicole di 8 mm, ricoperte di cera e verniciate di nero. Poi chiusi nei cilindri di plexiglass, ne avevo fatte 4. Quelle sculture le ho fatte per ricavare dei quadri facendo l'ombra della scultura, proiettando l'ombra della scultura. E in una fase, diciamo, un po' primordiale della tua produzione, hai fatto anche dei nudi geometrici che oggi riporti. Sì, esatto. Questo era nel 70, infatti l'ho venduti tutti durante le mostre del 70 e 71, che erano le due mie primissime personali, avevo circa 20 anni, e una alla Galleria Cassiopea, una all'Hotel Alessandria, sempre a Torino, e dove facevo infatti dei nudi molto geometrici, però erano tutti venduti e occasionalmente nel 2020 avevo deciso di riprodurli come retrofondo a due dei miei quadri. Infatti uno era intitolato Ieri e Oggi, perché c'era un nudo appunto grafico sulla tela dietro, sì. E un altro nudo, seminudo davanti, perciò era diventato Ieri e Oggi. È una produzione invece che in parallelo alla figurazione tu porti avanti è proprio quella paesaggistica, ci sono degli scenari che sono poi i luoghi che tu hai visto e hai vissuto. Sì, quello è un progetto, possiamo dire che è nato più o meno quando sono rientrato da tutti i miei tour, i miei viaggi a Malta. Quando ho deciso di stabilirmi a Malta 7 anni fa, dove ho detto faccio qualcosa che rappresenti i miei viaggi precedenti, My Trips è intitolato, dove dovrei fare, sono arrivato a 20 circa luoghi, ma dovrei averne un 70-80 luoghi diversi che devo dipingere, per appunto fare eventualmente, come ha annunciato Sgarbi a Malta, Vittorio,
sarà la mia prossima esposizione. Quindi ci sarà una tua prossima mostra che vedrà come soggetti proprio solo quelli, sì. I tuoi viaggi. E quelli spero che girino, anche perché sono piccoli, sono tutti quadri piccoli, tutti più o meno della stessa misura, 25x30, e sarà più facile portarli in giro, ma ho due o tre progetti in futuro. Perché non so se te l'avevo spiegato, ne ho un altro dove sto facendo dei nudi, tipo quello la donna con la rete, sì, e la prigioniera, che fanno parte di un progetto che faremo a Torino, spero nel 2024, perché sono opere di uno scultore molto noto a Torino, Sergio Unia. L'idea è di presentare 15 sculture sue, del quale io avrei fatto il dipinto. È bello raccontare del tuo percorso, che le tue opere si sono spostate un po' come te, adesso sono anche acquistate da diversi acquirenti, quindi sono in Bretagna, sono... Sì, sono sparse in giro per il mondo, ce n'è in Bretagna, ce n'è in Germania, ce n'è in Francia, in Inghilterra, in Spagna, a Hong Kong, in Filippine, ce n'è un po' dappertutto, quasi tutti i paesi che ho toccato ci è rimasto il segno. Mario, io sono felice che tu abbia raccontato il tuo percorso e che ti sia raccontato alle nostre telecamere, quindi ti ringrazio di aver accettato il mio invito. Grazie a te di avermi invitato e di essere coinvolto in questo progetto soprattutto. Grazie. Grazie.